Senta, dal rapporto si evince che purtroppo anche in questa provincia l'emorragia di posti di lavoro continua. Beh, è un rapporto, come purtroppo anche i dati sull'economia nazionale, di luci ed ombre. Si comincia a intravedere segni di ripresa, il segno meno è sempre più sostituito dal segno più, però ovviamente non è abbastanza, ancora la ripresa è fragile e è per questo che ci serve ancora una politica economica che accompagni questa ripresa fragile, non solo con riforme strutturali importanti che possono aumentare la nostra capacità di crescere nel lungo periodo, ma dando risposte e ossigeno subito a famiglie e imprese in questa fase ancora difficile. Così il braccio destro del Premier Matteo Renzi, il professor Tommaso Nannicini, ospite ad Arezzo per la 14ª giornata dell'economia, commenta i dati occupazionali che scaturiscono appunto dalla fotografia scattata dalla Camera di Commercio di Arezzo. 117.191 gli occupati delle aziende che hanno sede nella provincia aretina, l'1% in meno rispetto allo scorso anno. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio conferma comunque la bontà del Jobs Act come strumento di rilancio dell'occupazione. Che il Jobs Act crei precariato mi sembra difficile da sostenere, proprio perché i dati, pur fatti di luce ed ombre, come dicevamo, ci segnalano un forte aumento delle stabilizzazioni. Pur in una fase di ripresa fragile, le imprese tornano ad assumere a tempo indeterminato. Questo era l'obiettivo del Jobs Act e questo è uno degli obiettivi che è stato raggiunto. Poi non ci accontentiamo, dobbiamo andare avanti, ridurre la disoccupazione giovanile, aumentare il numero di occupati, però la ripresa delle stabilizzazioni, il tempo indeterminato che torna al centro del mercato del lavoro, questo è uno degli obiettivi raggiunti del Jobs Act, di cui il governo va fiero, perché questa inversione di tendenza si vede ed è forte nel mercato del lavoro. I dati sono quelli, insomma, i risultati sui tassi di disoccupazione, soprattutto per la giovanile, stanno lì, non sono della CGIL, non sono della CISL, non sono della UIL. Sono dati di istituti come l'INAIL, come l'Istat, e dicono una cosa molto chiara: con quelle regole del Jobs Act non si arriva a capo, servono scelte più coraggiose, che se ne dica. Noi dobbiamo abituarci purtroppo a capire che questa situazione non è una situazione di Arezzo, non è una situazione italiana, è il mondo, diciamo, europeo che è in crisi in questo momento. C'è una crisi del lavoro e le autorità dei governi si devono ritrovare per rilanciare il lavoro. Questa è la sfida del futuro.